giorno, comunque quello di un approccio collaborativo, costruttivo, come forza di opposizione a tutto il lavoro parlamentare, perché è bene ricordarlo, e in questo concedeteci di ricordare che molto spesso, forse troppo spesso, noi siamo costretti a scalare un po' la montagna dell'informazione, talvolta non perfettamente equilibrata, che ancora oggi ci vuole definire come coloro che sono lì a dire no, a essere chiusi, che si limitano a sedere sui tetti e a non proporre nulla. Bene, allora, sapete tutti che oggi parleremo di questa legge elettorale che il Movimento 5 Stelle ha realizzato con il contributo dei cittadini, votata in rete con centinaia di migliaia di click, che hanno fatto sì che in un procedimento step by step questa idea virtuosa di una legge elettorale che sia alternativa al moribondo, forse già morto, Italicum, possa essere oggetto del dibattito politico, anche con le forze di maggioranza e col governo, evidentemente. Quindi l'iniziativa politica è certamente incisiva per il periodo in cui stiamo attraversando, quello in cui le riforme istituzionali dominano il dibattito parlamentare, soprattutto qui al Senato, molto spesso magari con effetti concreti ancora che non vediamo. Renzi, il Presidente del Consiglio, nel gennaio scorso annunciava che entro la fine di quel mese il governo avrebbe rassegnato, o comunque si sarebbe stata conclusa la fase parlamentare e anche governativa della nuova legge elettorale. A distanza di tanti mesi ciò non è avvenuto. Quell'Italicum, quella legge nata già malata per gli evidenti vizi di legittimità costituzionale, adesso, come dicevo prima, è ormai morente, morta, non ne parla più nessuno. E quindi noi vogliamo mettere sul tavolo della trattativa politica questo bel prodotto fresco, questa legge elettorale appena depositata, come dicevo, frutto di un'elaborazione orizzontale secondo quella che è la tradizione e vuole essere poi il vero obiettivo del Movimento 5 Stelle, cioè del favorire la maggiore partecipazione possibile dei cittadini e farli entrare nei palazzi della politica con il proprio contributo concreto, che può essere anche solo un click ad una proposta piuttosto che ad un'altra. Penso che al termine degli interventi dei miei colleghi che seguiranno e che daranno ovviamente maggior contenuto anche a livello tecnico di questa legge elettorale che abbiamo deciso di battezzare col nome di Democratello. Poi non so se ci sarà uno spazio per le domande, poi sì, sì. Rocco Casalino gestirà il resto della giornata. Intanto quindi vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e passo subito la parola al deputato Danilo Toninelli, che è un po' il primo ispiratore, il motore, diciamo, di quello che è stato poi il dibattito che si è svolto online, grazie anche al contributo, ricordiamo, del professor Giannulli. Prego a te Danilo, grazie. Allora, mi sentite? Allora, io ho il gradito compito di illustrare quelle che sono le caratteristiche di questa nostra proposta. La premessa che voglio fare, come giustamente detto tu Maurizio, è quella di ringraziare innanzitutto il professor Aldo Giannulli, che era stato invitato, doveva essere presente, ma che purtroppo non è stato in grado di essere tra noi. Io cercherò di essere il più semplice possibile. Che cos'è la nostra proposta di legge che abbiamo depositato il 6 di maggio e che è fruibile a tutti dal Senato? Si fonda su un sistema proporzionale, fortemente selettivo, basato su delle situazioni intermedie, quindi medio-piccole, e che ha come cardine, come parte essenziale, un sistema di preferenze innovativo che poi vedremo. Questo sistema, questa nostra proposta di legge fondamentalmente si basa su quattro principi cardine, che sono la rappresentatività, lo stretto legame eletto-elettore, la governabilità e l'eliminazione del voto clientelare o del voto di scambio. Che cos'è la rappresentatività? Come noi produciamo la rappresentatività del Parlamento con questa nostra proposta? Innanzitutto non potrà più accadere che un partito con un voto in più di un'altra forza politica prenda il triplo dei voti, cosa che accade con sistemi elettorali come il Porcellum, che ha il premio di maggioranza, o come l'Italicum, che ha anch'esso un premio di maggioranza abnorme, molto probabilmente ma addirittura maggiore del Porcellum stesso. Ciò significa che la rappresentatività è garantita da questo sistema proporzionale e che quindi tutte le forze politiche che entrano in gioco e quindi che entrano a far parte delle elezioni verranno e avranno un'adeguata rappresentanza in Parlamento. C'è un più stretto legame tra eletto ed elettore.
Questo per noi è fondamentale perché l'elettore potrà conoscere all'interno delle circoscrizioni piccole, quindi pochi nomi, un territorio piuttosto piccolo, chi si va a candidare, di conseguenza l'eletto si vuole portare avanti l'attività politica, rispondere alle richieste dei cittadini e del proprio elettorato, altrimenti non verrà rieletto in una successiva elezione. Altro elemento fondamentale è che quindi l'eletto, il parlamentare, non risponderà più un capo, per cui il premio di maggioranza fa sì che tutto si punti all'elezione, punti tutto su di un capo, ma l'eletto dipenderà da quello che farà nei confronti dei propri elettori. Un altro cuore, punto cardinale della nostra proposta è la governabilità. Noi abbiamo messo una soglia di sbarramento, come ha votato la rete, come ha votato circa come le 230.000 votazioni, parecchie decine di migliaia di votanti, uno sbarramento implicito di circa il 5%. Ciò significa che abbiamo un forte avvantaggiamento delle forze politiche grandi e uno svantaggio rilevante delle forze politiche piccole. Quindi significa eliminazione della frammentazione. I partiti piccoli, se vogliono ottenere seggi, devono fondersi tra di loro e non fare coalizioni, avvantaggiando i partiti grossi. Di conseguenza significa che i voti dei partiti grossi si trasformano in seggi portatori di un'unica prospettiva politica, di un'unica idea politica, che non si deve alleggerire e diventare liquida con la coalizione all'interno di con le accozzaglie di partiti all'interno di una coalizione. Come dimostriamo che c'è governabilità in questa nostra proposta di legge elettorale? Con questo foglio, che è la simulazione delle risultati delle elezioni europee con il nostro sistema elettorale. Se voi avrete poi disponibilità di questo foglio, è indicato che un partito, in questo caso il Partito Democratico, con il 41% dei voti ottiene 315 seggi, ovvero sia ottiene la maggioranza dei seggi in Parlamento, senza le distorsioni tipiche del premio di maggioranza, che non c'è. Quindi voi vedete l'Italia come il porcellum, coalizione, premio di maggioranza. Nella nostra proposta c'è un partito che può vincere da solo. Secondo noi questo è un qualche cosa di rivoluzionario, perché da una governabilità drogata passiamo ad una sana governabilità del Paese. Altro elemento essenziale è la pulizia nelle liste. Come si ottiene la pulizia delle liste? Con l'introduzione che abbiamo fatto della preferenza negativa, quindi il cittadino vota una lista, un partito, e può cancellare un candidato al di sotto del partito, e col fatto che abbiamo disgiunto, ovvero sì, abbiamo creato due schede, come era già stato detto, e questo siamo entrati nella fase del come si vota. Il cittadino ha di fronte due schede: questa è la scheda dove si vota la lista, quindi la forza politica, e questa è la scheda dove si inserisce la preferenza. Vota una lista, voto un partito, all'interno della stessa lista ho la lista del partito, la lista dei candidati, li posso cancellare uno o due cancellazioni nel momento in cui ci sono più di 15 candidati, più di 15 seggi. Ciò significa che se io vado a votare partito e all'interno ci sono degli impresentabili, un elettore consapevole e preparato va a cancellarli. E sapete qual è la conseguenza? Che i partiti sono obbligati a candidare gente molto competente, onesta e trasparente, altrimenti cos'è che succede? Perdono quote di voto, perché se io vado a cancellare, questi sono 10 candidati, un candidato, si perde un decimo di quota di voto. Di conseguenza i partiti o candidano gente capace e competente oppure perdono voti. La seconda scheda è quella sulla preferenza, e la novità che introduciamo è che l'elettore può esprimere preferenze in tutti i candidati di tutte le forze politiche che sono nella competizione elettorale, dando un'ulteriore e notevole forza all'elettorato e ai cittadini, e permettendo di eliminare, di disgiungere il voto di scambio, il voto clientelare o il voto comprato dal voto di lista. Questo secondo noi è straordinaria rilevanza che purtroppo né con l'Italicum né col Porcellum esiste. Io ho terminato e vi ringrazio. Partiamo subito con le domande, quindi direi Ferrari Agorà Rai 3. Eccole lì. Un attimo che arriva il microfono. Per passare di là. È acceso? Sì. La vostra proposta di legge elettorale è ovviamente molto distante dall'Italicum. La cosa che ci chiediamo è quanto voi siete disposti a trattare con il Premier Renzi e con le altre forze politiche. Cioè, voi andrete di fronte a Renzi dicendo: questa è la nostra proposta
di legge elettorale la dovete in qualche modo votare perché è la più giusta, oppure siete disposti a trattare, soprattutto in che punti siete disposti a trattare? Ma se avessimo voluto far questo facevamo la conferenza stampa e ci risparmiavamo anche la richiesta di incontro a Renzi. È chiaro che noi siamo di fronte ad un'innovazione politica ulteriore che il Movimento 5 Stelle porta nel panorama politico italiano, che è praticamente una legge elettorale fatta dai cittadini, assistiti da docenti universitari, che viene proposta ad un tavolo di dialogo con la forza politica che attualmente è la più grande in Parlamento e col capo del governo, e quella che è la risultante da questo dialogo verrà ratificata dagli iscritti al Movimento 5 Stelle sul portale. Quindi io credo che di fronte a questo tutti quelli che saranno i paletti, tutti quelli che saranno i margini di trattativa, come li chiamate voi, semplicemente noi vogliamo fare una discussione con Renzi, il ministro competente e i rappresentanti del partito di maggioranza, saranno comunque ratificati, ma attualmente anticipare qualcosa significa anche mancare di rispetto alla persona a cui abbiamo chiesto incontro e con la quale dialogheremo in quell'incontro. Non ho capito? Maggioritario. Ma guardi, questa è la base di partenza, poi come le ho detto ascolteremo quali sono le proposte del nostro interlocutore e capiremo quali sono i punti di caduta. Abbiamo del fatto l'Anaro, giusto? Eccoli. Io volevo chiedere, decidete oggi di dialogare con il Premier Renzi, ma lo stesso Renzi ad inizio 2014 era partito con una proposta di dialogo proprio con il Movimento 5 Stelle. C'era stato un rifiuto e poi la decisione conseguente di aprire a Berlusconi. Riconoscete quello come un errore se oggi decidete di dialogare? E poi, se posso, il fatto di dialogare oggi con il Partito Democratico è fatto anche per distogliere un po' l'attenzione dall'alleanza europea con Farage ed un Movimento 5 Stelle un po' in difficoltà dopo l'esito elettorale delle europee. Grazie. Allora, le rispondo io perché ho vissuto personalmente quella che lei definisce essere un'apertura del governo Renzi sulla, ecco la vedo, sulla legge elettorale, e l'ho vissuta personalmente all'interno della Commissione Affari Costituzionali, ed era, mi sembra, il mese di gennaio, come ha giustamente detto lei, quando Renzi presentò, non ancora primo ministro, presentò quelle tre bozze di proposta di legge elettorale. Io ebbi un breve dialogo con la deputata Boschi, allora non ancora ministro delle riforme costituzionali, che mi disse: sono tre proposte, vogliamo parlarne? Io le risposi: certamente sì, però avremmo delle richieste di modifica, perché riteniamo tutte e tre le proposte fondate su impianti con delle eccezioni forti di incostituzionalità, perché erano tutte fondate su una fortissima distorsione del voto e di conseguenza su premi di maggioranza abnormi. La risposta che mi venne data è: dovete sceglierne una delle tre. A questo punto la mia replica è: il luogo preposto è la Commissione, il Parlamento, e continueremo a discuterne in quella sede. Di conseguenza noi abbiamo dato, come sempre facciamo, un'apertura nel merito delle proposte, purtroppo abbiamo trovato una chiusura che non ci ha permesso di modificare. Abbiamo visto com'è andata, un italicum peggio del porcellum. Ho dell'aria che tira, Luzzi. Mi alzo solo per le telecamere. Come primo gesto politico, atto politico successivo alle elezioni europee, un gesto di apertura, possiamo dirlo, questo significa che state cambiando strategia, che c'è qualcosa che vi rimproverate rispetto alla fase precedente alle elezioni europee, oppure normale amministrazione? Guardi, io credo che dobbiamo riavvolgere un attimo il nastro, perché ricordiamo un po' quello che abbiamo fatto in questo anno e perché arriviamo a qui. Prima di tutto, prima delle europee, noi eravamo convinti che col dato delle europee, e quindi degli elettori, potevamo far cadere il governo Renzi. Attualmente, dopo il dato delle europee, il risultato, noi l'abbiamo spiegato più volte, non ha permesso questo, non ha aperto una crisi politica nella maggioranza. E quindi adesso si prospetta un'altra vita legislativa, cioè una vita in questa legislatura molto più lunga delle forze politiche. Noi abbiamo una responsabilità in questo momento, che è quella di intervenire nel processo di formazione della legge elettorale, perché noi ne abbiamo una che è stata discussa da centinaia di migliaia di cittadini in rete, assistiti da docenti universitari, lo ricordo sempre, e che adesso è pronta.
dall'altra parte mi sembra che ci sia un impasse, mi sembra che ci sia un pantano, sembra che al Senato la vogliano stravolgere. Allora questa, secondo noi, è anche la risposta con i fatti a quel risultato delle europee. Devo dire anche che dopo le europee, il primo atto nostro, dopo le europee politico, è stato di andare dal ministro Orlando a proporre i nostri provvedimenti anticorruzione. Poi sono slittate, è slittato il provvedimento in oggetto, quindi non abbiamo avuto modo di verificare se quelle proposte sono state accolte o no. E poi sulla Corte Costituzionale, i giudici del CSM e della Corte Costituzionale, siamo andati ad incontrare, abbiamo sottoposto alla rete quella decisione. Qual è la garanzia in questo momento per il Movimento 5 Stelle? È che qualsiasi cosa ci diremo a quel tavolo, ovviamente in streaming, sarà comunque ratificata dai nostri iscritti, che sono quelli che hanno fatto la legge elettorale. E quindi se reputeranno quelle eventuali modifiche disponibili, tollerabili, allora lo ratificheranno. Io credo che questa sia una fase successiva a quel risultato, partendo dal presupposto che in questo Parlamento ci dobbiamo stare. Noi contavamo di aprire una crisi di governo, non è stato possibile. A quel dato noi rispondiamo adesso con la responsabilità di portare a casa questi provvedimenti. Quale in primis? Una legge elettorale, perché così altrimenti siamo costretti in un limbo, tutte le forze politiche sono costrette in un limbo in questo momento. Grazie. Delia Mauro di La Sette. C'è? Mita Cavallo del TG3. Dov'è? Non ci sono. No, diciamo, il grosso delle domande l'hanno già rivolto i colleghi. Quello che mi veniva da chiedere è, leggendo anche la stampa di oggi, questa apertura al governo, questa apertura al PD è stata concordata fra tutti i parlamentari, anche fra la base? Qualcuno è sembrato così essere stato colto di sorpresa da questa decisione? Sì. Prova. Allora, noi abbiamo, come hanno già detto i miei colleghi, la responsabilità di portare questa legge che è stata votata da tantissime, da migliaia di persone che sono iscritte al movimento, e dobbiamo farlo per rispetto nei loro confronti e dobbiamo valorizzarla. Inoltre noi abbiamo fatto diverse assemblee dove chi ci segue costantemente tra di voi lo ricorderà, si è discusso, si è fatta anche autocritica su tutto l'atteggiamento che si era avuto fino al momento della campagna elettorale. Ora abbiamo deciso insieme di prendere questa nuova strada, di avere un atteggiamento diverso nei confronti delle altre forze politiche, e questo è soltanto uno degli atti che facciamo dopo quelli che ci sono già stati, che sono stati anche ricordati sulla Corte Costituzionale. La settimana scorsa siamo andati a parlare con il ministro Orlando per quanto riguarda i temi dell'anticorruzione. Questo è un ennesimo atto, stiamo parlando di legge elettorale. Ora abbiamo preso questa strada, siamo convinti di volerla prendere per essere i più incisivi possibile e portare le istanze di tutti quei cittadini che si aspettano delle risposte dal Movimento 5 Stelle. O Francesco Maesano, Europa, però forse prima, sì, prima signoria. La simulazione che avete fatto sul 41%, ecco, un risultato piuttosto straordinario anche per il Partito Democratico, l'avete fatta anche sui risultati delle politiche o su un 28-30%? Perché Guerini poco fa non ci sono garanzie di governabilità con la vostra proposta, quindi per questo vi faccio la domanda se avete fatto il conto anche con percentuali più basse. Allora, innanzitutto siamo partiti da un concetto, che la governabilità a cui siamo stati abituati non era governabilità, ma era vittoria sulla carta di un'elezione. Che cosa ha portato? Ha portato a dei governi ingovernabili, mi lasci il termine, ovvero sia ad una cozzaglia, un'elezione, ci affacciamo alle elezioni, si affacciano alle elezioni con delle coalizioni che sono cozzaglie partitiche create apposta per ottenere che cosa? Per vincere tutta la posta in palio, ovvero sia il premio di maggioranza. Si arriva in Parlamento e queste maggioranze si sgretolano. Non stiamo dicendo, questa proposta limita enormemente la frammentazione partitica, perché non ci sono le coalizioni, perché ovviamente le coalizioni non ci sono perché non c'è il premio di maggioranza. Un partito intorno al 40% può vincere perché nella distribuzione dei seggi, nelle circoscrizioni piccole, c'è uno sbarramento implicito, perché se 10 sono i posti a sedere nel Parlamento in quella circoscrizione, o prendi una minima percentuale oppure certamente non puoi entrare. Quindi c'è una rosa politica molto più limitata numericamente. Di conseguenza la possibilità che qualcuno vinca
o non vinca di poco, perché la differenza è notevole. Prima vinco insieme ad altri, cioè sono debole, poi vinco o non vinco di poco da solo e posso andare a scegliere dopo le elezioni, con un'alleanza successiva, quelle forze politiche che più si avvicinano a me, che saranno poche e avranno un potere ricattatorio infinitamente inferiore ai casi precedenti del Porcellum e dell'Italicum, dove il potere ricattatorio è ex ante, cioè prima delle elezioni stesse. Con il 30 avrò dei vantaggi, ma potrò non vincere, ma non si vince neanche in Gran Bretagna, dove c'è un sistema maggioritario puro. Quindi la vittoria certa non esiste in un sistema elettorale. Questa è una cosa che devono capire, dobbiamo capire tutti, noi per primi e i cittadini. Vabbè, quello è un dettaglio, sarebbe bastato una minima percentuale, però lei giustamente ha fatto una domanda corretta, però le posso dire, insieme alle autonomie con 5-7 seggi, SVP e altre piccole forze politiche, che non mi dica lei hanno un potere ricattatorio forte nel PD perché vi sono coalizzate da una vita, certamente la maggioranza è raggiunta, senza il potere ricattatorio che c'è con i premi di maggioranza e quindi con le coalizioni preventive. Sì, volevo aggiungere una cosa, è chiaro che noi lì non andiamo a vendere il nostro prodotto a scatola chiusa, quindi sarà un dialogo su questo testo e vedremo quali saranno i risvolti di quella discussione. Questo volevo precisarlo perché in ogni caso la proposta di legge è una proposta base, legittimata da centinaia di migliaia di cittadini, vediamo quali sono adesso le discussioni con le altre forze politiche. Francesco Maesano di Europa. No? Sì, ora sì, ora sì. No, due cose in realtà. Una, volevo chiedere questo cambio di linea sulla legge elettorale, insomma sulla trattativa, perché non è stato deciso dalla rete, comunque con un voto della rete, dato che è durato molto il processo di composizione della legge elettorale, insomma le persone hanno dovuto scegliere su ogni singolo aspetto, e perché insomma non avete deciso di con loro la decisione di andare poi a mettere insomma in una trattativa l'argomento. L'altra cosa era un po' più per i capigruppo, in realtà volevo chiedere, dato che nella vostra base parlamentare, i vostri parlamentari sono lamentati spesso alcuni vostri parlamentari sono lamentati del metodo con cui vengono prese le decisioni, questa cosa prelude a un cambio di metodo all'interno del vostro gruppo o dei vostri gruppi singoli o no? Grazie. No, io... Metodo. La collegialità. Come ho già detto, io da capogruppo ho dato ampio spazio alla discussione, al dibattito interno, e questa necessità di cambiare l'atteggiamento nei confronti delle altre forze politiche è emerso dall'assemblea. Io ho fatto 3 assemblee dove abbiamo parlato di questo. Dopodiché questo processo è stato avviato in altre occasioni, e questo è soltanto un seguito che stiamo dando a questa nuova linea che abbiamo deciso di adottare. Quindi, Scusami Giuseppe, è chiaro che questa linea sarà decisa dalla rete, perché tutto il risultato sarà ratificato comunque dagli iscritti, quindi sarà comunque una ratifica a questa linea. E comunque si può sempre migliorare, dove anche in passato abbiamo magari ammesso degli incidenti, non incidenti, delle approssimazioni del percorso di questo esperimento fantastico che è il Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre la possibilità di imparare e di magari di riuscire anche a gestire meglio, però sempre tenendo conto di una cosa che voi giornalisti politici conoscete benissimo, che molto spesso i tempi della politica, la tempestività di un'azione politica costringe a decisioni che non sempre possono essere decise nel nostro splendido metodo, che è quello assembleare orizzontale, che è molto bello, però impegna inevitabilmente molta energia e molto tempo, richiede una preparazione organizzativa che non sempre è possibile fare in termini temporali molto insomma concitati, quando poi è la cronaca delle vicende del palazzo e della politica che impone anche delle decisioni molto molto veloci. Ultima domanda registrata, poi se ce ne sono altre registrate, sapere, prego. Sono finite. Io volevo sapere solo una cosa, ieri nelle prime dichiarazioni di reazioni da parte di esponenti del Partito Democratico. Ieri nelle prime dichiarazioni, nelle prime reazioni da parte di esponenti del Partito Democratico ci sono state due osservazioni. Una, quella appunto sulla, diciamo così, il punto irrinunciabile secondo il PD è garantire la governabilità, insomma in qualche modo la risposta data da Toninelli, anche se la distanza oggettivamente rimane, perché con
un sistema come quello dell'Italicum, è evidente che seppur forzato, drogato, triplicato, chiamatelo come vi pare, esce fuori automaticamente il vincitore e non c'è il rischio se superi la soglia, insomma, vai da solo tranquillamente e governi. Il secondo punto, che però è un passaggio sottolineato più volte, è che va bene il dialogo sulla legge elettorale, però attenzione, ci sono le riforme, quindi il dialogo sulla legge elettorale si pone all'interno del pacchetto riforma del titolo quinto e a scendere. Su questo tema voi siete stati estremamente critici. Il ragionamento che farete con il PD, partendo dalla legge elettorale, riguarda solo la legge elettorale o c'è un'apertura complessiva su tutto il discorso riforme che naturalmente vi porta un po' più lontano? Ma io vorrei specificare che qui facciamo sul serio, nel senso che questo incontro che abbiamo chiesto lo abbiamo chiesto perché c'è l'intenzione di e sentiamo la responsabilità di portare questa legge elettorale nell'ordinamento giuridico italiano. E ovviamente frutto di un dialogo. Allo stesso modo ragioniamo per step, abbiamo chiesto un incontro, vediamo quali saranno le richieste o le osservazioni della controparte, dopodiché valutiamo quali sono le varie possibilità che si prospettano. Io credo che in questo momento si debba parlare di legge elettorale perché la nostra richiesta di incontro è stata su questa. Se ci saranno delle pregiudiziali si valuterà passo dopo passo. Il nostro interesse era fare l'incontro. Tengo a specificare sulla questione dello streaming che io ieri ho detto proprio come apertura massima che se il governo non avesse voluto, la maggioranza non avesse voluto lo streaming perché conosciamo che hanno dei pregiudizi, noi non avremmo fatto saltare tutto per questo perché i cittadini italiani ormai si fidano di noi, sanno benissimo che noi non andiamo a fare né inciuci né giochini, ma è chiaro che siamo contentissimi che in linea trasparente si possa fare l'incontro in streaming e siamo contentissimi del fatto che l'abbiamo portato come tema nel panorama politico italiano qualche anno fa e adesso lo condividano tutti, perché da questo incontro sicuramente si assisterà ad un dialogo su un tema importante che è la legge elettorale e i cittadini italiani potranno assistere per la prima volta forse ad una trattativa tra forze politiche che di solito sono state fatte a porte chiuse. Ci sono altre domande? Un attimo. Sì, Tommaso Ciriaco di Repubblica. Il nodo, diciamo, filosofico che ha portato alla cacciata di una quindicina, se non erro, di senatori, ruotava essenzialmente intorno a un paio di concetti, cioè quello del dialogo, della trattativa, del confronto, diciamo, con le altre forze politiche. Dico, a questo punto, visto, diciamo, come da voi riconosciuto, questo cambio di linea, avete valutato la possibilità, non so, forse le scuse in politica sono un concetto, diciamo, relativo, ma quantomeno la possibilità di invitarli a tornare nel gruppo, magari a combattere questa battaglia insieme? Cercherò il significato di nodo filosofico per capire che cosa intendiamo. In ogni caso, se vogliamo esaminare i casi in cui la rete si è espressa per l'espulsione di determinate persone che stavano nei gruppi parlamentari, li esaminiamo caso per caso. Ma non mi risulta assolutamente che fosse questa la discussione, questa la questione. In questo momento noi stiamo facendo tutto alla luce del sole con una ratifica dei cittadini iscritti al portale e soprattutto su un tema specifico che è legittimato dalla rete. Io voglio precisare, come diceva Toninelli stamattina, questa non è un'apertura di credito al governo, è un'apertura di merito. E soprattutto non è un accordo di governo, questa è una richiesta per dialogare su un determinato provvedimento. Io spero che, sebbene ci siano delle sfumature dovute alla semplificazione mediatica che spesso si fa, io spero che questo sia chiaro. Noi vogliamo portare a casa la legge elettorale, vogliamo capire, siamo curiosi di capire se questa non va bene e come può essere migliorata e se siamo disposti o se sono disposti appunto a renderla alternativa ad un Italicum che in questo momento è stato portato in aula il 28 gennaio, adesso è ferma, è stata addirittura subordinata alle riforme e che ha evidenti profili di incostituzionalità come abbiamo scritto nella lettera. Se poi riusciamo addirittura, e questo è il nostro obiettivo, a portare nell'ordinamento giuridico italiano una legge elettorale con le preferenze, finalmente abbiamo ridato un grande potere ai cittadini italiani che gli è stato tolto dal 2005-2006 con la legge Calderoli, quindi credo che questo sia chiaro. Noemi Giunta, giornale Radio Rai. Senza dubitare delle buone intenzioni e di questo positivo
per la politica cambio di guardia, c'è però più di uno che si domanda se non ci sia una strategia dietro questa improvvisa conversione che dà insulti rivolti di cui tutti siamo a conoscenza al Premier. Adesso siamo addirittura all'offerta dello streaming, alla richiesta di discutere la legge e chissà poi magari in futuro qualcos'altro se questo incontro andrà bene. Allora, la prima domanda è appunto questa: hanno ragione quelli che nutrono dei dubbi circa il prossimo futuro di questa nuova era grillina possa nascondere delle insidie? E secondo, non temete voi, al contrario, di finire tra virgolette fagocitati invece dall'astro renziano? Ma io credo che queste persone che pensano o dubitano della nostra linea lo scopriranno vivendo, se siamo persone corrette o no. Io tengo solo a puntualizzare che tutte le volte che abbiamo detto no, non siamo interessati, era così, non eravamo interessati. Questa volta abbiamo detto siamo interessati ad un dialogo su un testo e spero in ragione di quella coerenza ci venga riconosciuta anche in questo caso. Poi, fermo restando che speriamo che la risposta alla nostra lettera arrivi presto e quindi potrete verificare anche quali sono le nostre reali intenzioni. E credo che non sia una questione di rispetto nei confronti di quello che stiamo dicendo oggi alla stampa o della lettera che abbiamo inviato a Renzi, è una questione di credibilità nei confronti dei cittadini e di rispetto dei cittadini. Se facciamo un gesto così importante e innovativo per il Movimento 5 Stelle, credo anche che lo facciamo con responsabilità e con attenzione. Grazie. La seconda qual era? Scusami. Ma no, altrimenti non lo facevamo. Salve, Luca Mazza di Avvenire. Volevo chiedere perché Grillo non ci sarà, cioè perché ha deciso di non starci questa volta nella commissione che ha chiesto l'incontro con Renzi, e se per voi la presenza di Renzi è fondamentale, visto che non ci sarà né Grillo né Casaleggio all'incontro, se per voi, se Renzi deciderà di delegare a qualche altro esponente del governo, se per voi è un problema oppure... Aspettiamo la risposta alla lettera che noi abbiamo scritto alla Presidenza del Consiglio. Poi ovviamente a noi interessa portare a casa il risultato e ovviamente farlo ratificare ai cittadini, non è che ci impicchiamo sulla presenza di uno o di un altro. Tengo a precisare che questa è una questione prettamente legata ad un tema, la legge elettorale, ed è per questo che c'è l'estensore del provvedimento, i capigruppo, io come carica istituzionale del Movimento 5 Stelle, e credo che su un tema specifico in questo caso sia legittimato e soprattutto importante che ci siano queste persone qui. Lì l'ultimo incontro c'era una consultazione sulle linee politiche generali da affrontare in questa legislatura. Qui stiamo parlando invece di un provvedimento specifico. Grazie. Grazie.